Ciao, sono Fabrizio Nonnis Becker, il vostro macellaio di fiducia. Oggi parliamo di fesa di vitello. Innanzitutto il vitello, un taglio del colore rosato, un taglio di carni fra l'altro ricco di proteine ma povero di grasso. Un taglio che fra l'altro si distingue perché si trova nella coscia del vitello e ne ricopre una maggior parte proprio dell'apparato, diciamo, muscolare, proprio la parte alta della coscia. È un taglio particolarmente pregiato che si può usare in maniere molto duttile, che si adatta in effetti a varie tipologie di cotture. Però se avete delle domande o avete dei quesiti da farmi sapere, non esitate a inviarmi le vostre domande. Soprattutto, mi raccomando, se volete scoprire dei nuovi segreti sul mondo della carne, sfogliate il nuovo numero di Premiata Macelleria The Spar, perché all'interno troverete tante curiosità. Però è arrivato il momento di passare la parola al mio amico e al grande chef Renato, che con questo taglio di carne vi farà una ricetta particolarmente succulenta e accattivante. Eccoci di nuovo, grazie Fabrizio. Fesa di vitello, dicevi. Quindi prepareremo una sorta, io l'ho chiamato cordon bleu, ma una sorta di fagottino con all'interno dei carciofi e del taleggio. Sarà un piatto, secondo me, intrigante. Andiamo a prepararlo. Partiamo dai carciofi, io li adoro, hanno l'unico difetto di essere facilmente ossidabili, quindi prepareremo un'acqua con un po' di succo di limone, usiamo la parte del gambo, la parte finale del gambo e la peliamo, togliamo le foglie esterne e cerchiamo di arrivare alla parte chiara. Arrivati a questo punto, con l'aiuto del nostro lucchino, partendo dal basso, togliamo anche la pellicina esterna e tagliamo le foglie più coriacee, la parte alta, quindi questa parte qua. A questo punto lo possiamo immergere nell'acqua a ciglia. Cottura dei carciofi. Spicchio d'aglio in camicia, quindi fondamentalmente nella sua pellicina, a profumare un po' di olio d'oliva extravergine. Copriamo tutto con una carta forno, anche a contatto, e facciamo cuocere per 5, anche 10 minuti direi. Bene, cottura dei carciofi ultimata, li lasciamo raffreddare un pochettino, sono rimasti belli chiari. E siamo pronti ad impiattare. Carciofi alla base, prendiamo i nostri involtini e li appoggiamo sopra i carciofi. Prendiamo un po' del liquido di cottura, che diventa anche la salsa del piatto stesso. Direi che il piatto è pronto. Un abbraccio da parte mia, del gruppo di The Spar, di Fabrizio. Alla prossima ricetta, e se avete suggerimenti o cose, non fate altro che scrivere.